L'attore e regista Carlo Verdone ci ha abituati a pittoreschi aneddoti sulla vita romana, persone dello spettacolo e anche sulla sua vita privata. Sì, mio padre mi ha bocciato in storia del cinema davanti a 150 studenti, ancora non si è capito perché. Alcuni dei quali entrati nell'immaginario collettivo. Penso che il pubblico la sa a memoria, ma magari non lo sanno, se lo possiamo... Questi sono i 5 aneddoti più famosi di Carlo Verdone. Perché nessuno si scandalizza più di niente. Prima di continuare, assicuratevi di aver premuto il tasto di iscrizione per tante nuove top 5. Che mio padre è stato il primo professore di storia critica del film in Italia, è lui che ha aperto l'istituto di storia dello spettacolo all'università. Andare allo studio di papà che stava sempre a scrivere, sempre a scrivere. Ma... Senti, domani c'ho l'esame, eh? Ah! Domani Bergman e Fellini, ok? Chiudi la porta! Sarei grato di evitare Pabst e Dreyer. Diciamo, su, forza, non mi dite cose, un è serio, fece. Dai, papà, non mi chiede Dreyer e Pabst. No, no, quello non l'ho fatti. Avevo qualche centinaio di studenti che venivano dalle altre facoltà a fare l'esame da me. E una sera la sala era piena di studenti. Io faccio l'esame, per l'appunto viene Carlo. I primi tre, subito Trenta e Lode, tutti contenti. A un certo punto lui fece: mi dispiace, non è corretto interrogare il figlio, però manca l'assistente, ma io cercherò di essere un professore assolutamente obiettivo. A me già sta cosa mi metteva... Ma poi mi fa una domanda precisa su Pabst, quello io me la ricordo. Mi parli di Pabst. Allora, io mi avvicino a lui e faccio. Per di Bergman facevo. Che faceva? Non capisco. Lui, mentre io dico Fellini, fa... Cioè... Se ne va via con lo sguardo, non intende minimamente. Carlo, ci rivediamo a ottobre. Ma papà, ma che fa? Mi bocci? Mi dia del lei. E non l'ho scaricato. Niente, alla fine mi diede del lei. Questo è vero, fu una cosa tragica. Si ripresenti alla prossima sessione. Io lo guardai e dissi... Vada. Io m'alzai e gli altri, mi ricordo, sentì dietro di me: Dio, ha bocciato il figlio. L'aspettai a casa alle 7 e gli dissi: ma che cacchio hai fatto? E lui con una bonarietà mi fece: c'era tanta gente, ho fatto la figura del professore autorevole. Ma che mi fai ridare un esame un'altra volta? Ma sei pazzo? Dico, ho fatto, dico, una figura da fregnone. Dico, scusa, preparati Pabst la prossima. Ah, a quel punto sono stato ex allievo sotto la presidenza di Roberto Rossellini e ho dei bei ricordi, anche se furono degli anni molto molto turbolenti. Rossellini è stato un grande uomo, però vi devo raccontare un episodio miserabile. Rossellini sbagliò perché non aveva capito che i selezionatori avevano selezionato tutti studenti molto politicizzati, ma molto molto molto, anche dei teorici della lotta armata. Perché noi volevamo parlare del cinema nella realtà, il cinema come rivoluzione, il cinema come, come rivoluzione per la classe operaia, il cinema come propaganda per la... il cinema... Invece lui ci stava parlando di obiettivi e teleobiettivi sperimentati dalla NASA su dei satelliti sui quali, volendo, si poteva anche intervenire cinematograficamente. Vedevi piano piano che questi qua, che invece volevano parlare di cinema politico, che facevano? Rossellini non si rendeva conto, perché era molto preso da sé e aveva l'abitudine di parlare così.
E quindi questi con questi obiettivi si potrebbe anche ipotizzare un piano sequenza. Immaginate una cosa, però parlava sempre di cose tecniche. Quindi non se ne poteva più. Allora a un certo punto sentivo che dalla parte del gruppo dell'estremissima sinistra qualcuno cominciò a dire: questo mi ha rotto le palle con questi obiettivi, guarda, guarda, no, veramente, guarda, io mi incazzo, no, ma buoni, oh, poi facciamo, oh, è sempre Rossellini, oh, è il neorealismo. A un certo punto uno alzò la mano e Rossellini, finalmente, che parlava sempre con lo sguardo rivolto, disse: dimmi, presidente, quando è che parliamo di cinema sociale e cinema politico? Arriverà il momento in cui parleremo del cinema sociale e politico, intanto adesso andiamo avanti con questa lezione sui mezzi tecnici, che sono molto interessanti, perché l'America sta tutti quanti. Oh. Io voglio parlare del popolo, voglio parlare della rivoluzione, voglio parlare di questo. Allora che cosa succede? Tragica terza lezione di Roberto Rossellini. Entra, all'epoca si poteva fumare. Entra sfidando tutti gli eschimi, tutte ste barbe, le cose, tutta la gente incazzata perché eravamo molto annoiati. Entra con la sua Chesterfield, si siede, bello impomatato. Mi è arrivato oggi un articolo della NASA su questo obiettivo. A un certo punto, come dice NASA, uno studente si alzò. Si alzò, uno studente di Genova, si alzò, fa partire un peto vero, si sente proprio, ma proprio così, a quel punto noi tutti per la vergogna, nessuno ride, perché lui aveva praticamente distrutto il padre del neorealismo. Il presidente faceva tutti atti così, che tutti noi a un certo punto facevamo: oddio che ha fatto. E fu un gesto di protesta inaudito, cioè lui con quella scoreggia praticamente aveva distrutto il creatore del neorealismo, cioè era stato distrutto da un peto. L'atteggiamento di Rossellini fu tragico, perché era rimasto, guardava il pavimento fisso, fece così. Arrivederci a tutti. Ma questo non torna più, a chi se ne frega, la faccio io la lezione. In quegli anni succedevano queste cose. Rossellini non mise più piede al centro sperimentale a farci le lezioni, e questo fu un dramma, perché ci mancava una figura carismatica. Quindi andammo avanti, dove praticamente le lezioni furono autogestite, cioè ti puoi immaginare, noi che avevamo bisogno di apprendere qualcosa, in realtà dovevamo sentire dei grandi pipponi politici da parte di ciascuno delle varie componenti: potere operaio, lotta continua, autonomia operaia, quelli del PC che cercavano in qualche modo, però gli davano dei fascisti addirittura. Quindi diventare amico di Massimo era una cosa difficilissima, perché Massimo era molto geloso della sua vita privata, era una persona molto molto spiritosa. Faceva tanti scherzi Massimo, te ne è capitato qualcuno? Ammazzate, ce li facevamo a vicenda, però lui era molto più bravo di me. Allora mi venne in mente di fargli uno scherzo: mentre lui stava firmando degli autografi, io col mio cellulare telefonai a casa sua e praticamente dissi in segreteria: signor Troisi, sono Vidiello, chiamo da Cancello Arnone, la famiglia Ascisa avrebbe il piacere di averla come graditissimo ospite per i 18 anni della propria figlia, basterebbero due barzellette, quattro schecce, una cosa così, saremmo molto onorati, la ringrazio, mi farò risentire. Classica voce di qui. Tornammo a casa, però la feci bene adesso, tornammo a casa, Massimo sentì il messaggio e sentì sta voce e fece: madonna mia, ma che ci fa? Ma che ha? Come ha avuto? Chi studio lei? Per Madonna, perché sentiva l'ombra di una certa mala che lo invitava, una cosa non sapeva come fa. Allora partito telefonate a Daniele, cosa? Oh, ma Cancello Arnone hanno chiamato, 18 anni dalla figlia, che ci fa?
Allora quel punto mi venne da ridere e dissi, dai, sono stato io, ma quanto cosa? Allora lui che fece? Si vendicò. La settimana dopo, sapendo che io non ero in casa, fece il mio numero di telefono. Fu veramente uno stronzo, perché sapeva che aspettava una telefonata che mi era molto importante. Mi ero fuori. Ah, lui che cosa fece? Pronto Carlo, non c'era nessuno a casa, c'era la segreteria telefonica. Pronto Carlo, su Massimo, dai, hai il telefono. Non so fare bene il napoletano. Carlo, dai, un saccio che sta loco. Carlo, dai, su Massimo, Carlo, dai, hai il telefono. Carlo, e da Carlo, dai, che sono Massimo, un saccio che tu stai là. Carlo, sai quanto è andato avanti? 40 minuti, ma scaricato il nastro. Perché all'epoca le segreterie c'erano le cassette da 30 minuti, da 30 minuti di cosa meravigliosa, sembrava veramente un monologo futurista. Carlo, un saggio, il saluto di Carlo, è un fambrese, Carlo, no, veramente, Carlo, sì. Io, c'è stato un episodio che ho raccontato, però se vuoi, che è quello famoso del bagno. Allora, Silva Coscina ci aveva invitato a cena quella sera a Marino, non ricordo esattamente l'anno. Comunque era viva Silva Coscina, quindi sarà stato l'81, non lo so. Ma quando lui per la prima volta mi disse passami a prendere che andiamo a cena da Silva Coscina, io dissi vabbè, aspetto fuori. No, sola. Ma aprì la cameriera, poi venne Aurelia che mi disse vuole un analcolico? Dico no, grazie signora. Vuole un bicchiere d'acqua? No, grazie signora. Gradisce grazie. Aspetta. Aurelia ritorna e mi fa, non vuole un analcolico? No, Aurelia, già all'epoca. vuole un bicchiere d'acqua? No, Aurelia, no, aspetta Alberto. A quel punto Alberto sente, Aurelia, lascialo perdere. Carlo, vieni su. A quel punto quel Carlo vieni su, per me fu una cosa importante perché... Io dissi, Madonna, sono uno dei primi a vedere Casa Sordi, perché Casa Sordi non l'aveva vista nessuno. Cioè poche persone l'hanno frequentata 30 nomi grossi dello spettacolo, ma non di più. Con la morte della sorella Savina, considerata un po' come la mamma di Sordi e di Aurelia, proprio per la personalità molto forte, quella casa non è più stata frequentata da nessuno. Quindi andare su nella sua stanza, nel suo studio, beh, insomma era una cosa curiosa, era un privilegio quasi. Allora entrai e vidi una casa che era proprio l'esatto contrario di quello che era il carattere di Sordi. Una casa rigorosamente ordinata, tutto era ordinato, la luce filtrava poco, perché tutte le serrande di Casa Sordi arrivavano a tre quarti e la luce traspariva pochissimo. Lui viveva nell'oscurità, lui che era un uomo che ci dava la luminosità col sorriso, con i suoi film e tutto, in realtà aveva un lato molto oscuro nel suo privato. Dai, aspetta, mi metto la cravatta e poi andiamo. E sciaguratamente vede la frase, Alberto posso andare a fare pipì? E vedo una faccia spaurita. Quando il padre stava là, dico c'è un secondo, lui mi disse no, dico come no, dico pipì, aspetta, alzo il telefono, Aurelia. Puoi venire un attimo su che Carlo deve andare al bagno? Sì. Albè, ci metto un minuto, no, c'è il bagno degli ospiti. Ah. Aurelia arriva con un mazzo di chiavi tipo una castellana, una cosa tipo 20 chiavi. Prego, signor Verdone, si accomodi. E cominciamo a attraversare sta casa che facevo 150 metri, noi attraversammo salotti, poltrone coi celofan, divani coi celofan, quadri coi celofan. E cominciamo a riscendere le scale, a rifare tutto il salone, a rifare un corridoio, a riandiamo all'altra parte della casa. Dico, ma non vi è nessuno dentro sta casa, è una cosa incredibile. Finalmente arriviamo di fronte a una porticina e comincia a provegliare, non gli andava bene la prima, non andava bene la seconda, non andava la terza, gli andavamo bene, dico qua. Allora, la maniglia che sape col cicolante, e lei che si mette in fondo che mi fa, prego. E mi aspettavate fuori, a me sto fatto che mi aspettavate fuori, con le chiavi in mano, proprio al momento proprio non ti veniva niente. Allora, ho aperto i rubinetti e veniva acqua ossidata,
marrone. Vedo una saponetta crepata come Pompei, Ercolano. Non riuscivo. Alla fine faccio il mio bisogno, scarico solita acqua marrone, ossidata così, madonna. Esco, non c'era la servietta, non c'era niente. Allora sui calzoni un po' così mi asciugavo. Per un bagno non frequentato. Uscì e lei che disse, fatto. Con la chiave, tridì. Qui è il bagno degli ospiti. Io rimasi veramente senza parole. Ecco, quindi la grande gelosia dei suoi spazi. Prima di rivelare la numero uno, ecco a voi qualche aneddoto degno di nota. Mi ricordo che venni a mezzanotte e mezzo con una ragazza olandese e mi disse, Carlo, facciamo il bagno. Dico, ma perché te vuoi fare il bagno? Dico, ma dice, ma dai, è estate. Dico, è giugno, ma non è estate. Dico, l'acqua è fredda. Si levò la maglietta, cominciò a correre verso l'acqua e si buttò. Carlo, sembrava Anita Ekberg nella fontana dei Trevi. Dai, come on. A quel punto non c'era nessuno, mi spoglio, mi butto. Ah, in gelo. Però, RCA, a un certo punto sento. Vedo dei canotti che illuminano la nostra parte. Dico, ma che? Ma che sta succedendo? Dopo 3 minuti arrivano 10 volanti dalla polizia. Dico, porco Giuda, dico, ma che sta succedendo? Vengo illuminato con dei torcioli da degli agenti. Cosa fate lì? E stavamo a far bagno. A quest'ora uscite fuori, siamo nudi. E non me ne frega niente. No, dico, mi porti le mutande almeno, dico, mi porti i pantaloni. Lei, ma cosa devo fare? Io sono nuda. Ah, dico, guardi, c'è la signorina, dico, là, ci buttarono a riva delle cose. Io mi ricordo col culone, cercai di coprirla, le si infilò tutto. Poi mi infilai io. E a un certo punto si sentì un urlo. Trovata, l'abbiamo trovata! Allora tutti gli agenti là avevano trovato una morta, un corpo, lo tirarono fuori e lei mi disse, ma dove hai portato? Dico, al mare di Roma, a Ostia. Ma così è, dico, è così. Andiamo via. Tutti i fratici ci rimettemmo in macchina e ritornammo a casa e parlammo. Era incazzato con me perché aveva portato in un posto dove ci stavano i morti. Entrai dentro casa e dissi, papà, che sta a fare? Facciamo un libro sugli atti unici futuristi e basta, questo qui. E andiamo! E lui sbatteva la cosa e poi si chiudeva la porta dentro. Io facevo porca troia. Allora dico, basta. Là, con l'altro numero faccio il numero principale. Lui urlava, rispondi Carlo, rispondi. Io niente, perché stavo all'altra terra. Allora lui, pronto? Buonasera, sono un futurista di Pistoia, mi chiamo Sardini. Come si chiama? Sardini. Io volevo protestare con lei perché lei è un magistrato nel suo ultimo libro. Ma scusi, io no, Sardini, non ricordo di aver... Lei è un pessimo critico di futurismo perché io ho ispirato Boccioni. La città che sale lei un cialtrone. Come si permette? E intanto con la mano cercava di prendere una Treccani per cercare di vedere se esisteva Sardini. Allora, a un certo punto, io facevo il bello che stavo in fondo al corridoio col cordless, guardavo e vedevo lui, poraccio, che stava diventando viola, paonazzo. Io non la conosco, lei non esiste come si permette, lei è uno stronzo, pensate, lei è uno stronzo, lei è un coglione, insomma, alla fine è diventato un turpiloquio talmente tanto che mio padre alla fine ha sbattuto il telefono con una violenza inaudita e si è seduto sulla sedia e mi è sembrato il padre di Mastroianni nella dolce vita che stava in Pier Coccolone, era rimasto così. A quel punto ho detto, papà, che è successo? Niente. Che la gente mi fa star male. No, che papà, mi ero messo con... Ma un cretino, dicevo, l'ho citato, ma non esiste Sardini. Io gli faccio, Sardini? Ma che sei scemo? E lui mi guarda così, ma è quello che ha ispirato Boccioni una cosa. Ma tu un cazzo sta scritto questo? Cazzo, papà! E vedo, a un certo punto vedo mio padre che diventa bianco così. A quel punto ho detto, papà, dai, ha scherzato, ero io dall'altro telefono, dai, ci siamo fatti uno scherzo.
mio padre non ha più riso, è rimasta così. Però ci fu una volta in cui Sergio Leone mi menò. Mi menò perché, secondo lui, in una scena che avete fatto vedere prima, quando io sto a telefono con mia madre in un sacco bello perché c'è la spagnola. Ah, lui viene colto in un momento in cui spera che la spagnola ci stia e vorrebbe, invece in quel momento arriva questa madre ingombrante che chiama, lo tortura, eccetera. Lui però c'è il problema che deve andare alla Dispoli dalla madre. Infatti questa madre è presente soltanto in telefonate. Siete, vengo domani, no, oggi posso venire, perché c'era la spagnola in casa, capito? La madre non voleva che arrivassero donne dentro casa. Beh, eppure se ci avessi la donna, perché non ci posso avere la donna io? Sì, pensa per te, sì, non ci posso avere la donna, invece c'ho una donna. E allora, questa cosa, che era la prima esplosione di questo candido, Sergio Leone mi disse... Mi piacerebbe che la facessi sudato, cioè voglio vedere le vene che escono fuori, voglio vedere il sudore di uno che si incazza veramente con la madre. Lui voleva che questo dialogo al telefono con questa mia madre che non si vede mai, io fossi molto sudato e molto paonazzo. Allora lui mi consigliò di fare due giri di palazzo, un palazzo enorme, di corsa, salire sulle scale, battere il ciak in modo che avevo fiatone, sudore ed ero paonazzo. Dico, ma stai a cercare un realismo? No, non stiamo al circo, mi ricordo. Se qua stiamo a fare il cinema, dai, forza, muovite. Allora, scesi le scale di questo palazzo da 14 e dissi, ma che mi metti a fare tu giri di palazzo con un caldo atroce, una cosa impressionante. Era agosto a Roma e faceva 38 gradi. Sergio, siamo vicini ai 40 gradi, ma a me che me frega. Io dissi, ma questo è matto. Era venuto quel giorno ad interrompere. Allora chiusi la porta, feci due volte due scale là del condominio. Allora sono stato praticamente 5 minuti a fare queste cose così. Suono la porta, tutti che la truppa che mi aspettava, dai pronti, dai, e Leone stava seduto così. Sono pronto, sì. Ma lui disse, motore, voleva dare lui il motore quel giorno. Prima. Azione. Pronto, mamma! Manco dico pronto, mamma, entra in campo, e chiede ancora filmata nel chat. La mano di Sergio Leone che mi dà una schiaffo, pah! E mi dice... A stronzo, tu il giro dei palazzo non te lo sei fatto. Stavo affacciata alla finestra e non t'ho vista passare. L'umiliazione di fronte alla troupe fu una cosa drammatica, perché mi ricordo che c'erano ancora le 5 dita spiaccicate qua sulla guancia, quindi arrivò il truccatore che subito cercò di cosa. A quel punto mi disse, vai a fare i giri dei palazzo, li dovetti fare. Arrivai senza un... con una bustina di fiato e lui disse subito, motore, azione, è tutta la scena, io faccio così, ma perché non ci posso avere la donna io, non ce la posso avere, stop, benissimo, e prese e saranno via. Vi è piaciuta la nostra lista? Quali sono secondo voi gli aneddoti migliori di Carlo Verdone? Non dimenticate di scriverceli nei commenti.